E guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo video, così non tanto buffo, ma adesso ne parliamo, su Disney Dreamlight Valley. Bene ragazzi, questa qui non sarà una nuova serie ufficiale, tra virgolette, perché questo video nello specifico vuole essere un video principalmente di prova di questo nuovo gioco, ragazzi, marchiato Disney, che è uscito in accesso anticipato, tra l'altro gratuitamente sul Game Pass. Se no su Steam, ragazzi, è acquistabile a 30 euro, ma io ho saputo dopo, e grazie ancora a Robby per la notizia, che il gioco, ragazzi, quando uscirà credo l'anno prossimo, quindi nel 2023, sarà gratuito. Per fortuna che io ho preferito rinnovarmi il Game Pass e prenderlo da lì gratuitamente, perché mi stava venendo la malsana idea di comprarlo a 30 euro. Se avessi saputo dopo che poi sarebbe uscito gratis, probabilmente mi sarei mangiata le mani fino ai gomiti. Perché siamo qui, ragazzi? Ovviamente perché chi mi conosce un minimo sa benissimo quanto qui presente Giocherina adori la Disney. E questo gioco sembra promettere davvero molto bene, perché sembra un miscuglio, perché è un insieme di Animal Crossing, The Sims e non mi ricordo a cos'altro anche l'hanno paragonato, ragazzi, però sembra veramente bello, per cui io non potrei non provarlo, quindi quest'oggi lo provo per la prima volta in assoluto assieme a voi. Quindi non è una serie ufficiale, diciamo così, però essendo un gioco davvero molto molto leggero e spensierato, se doveste volere voi guardare qualche altro video su questo gioco, potrei farci appunto anche qualche altro episodio, magari comunque per proseguire nelle varie missioni e scoprire i vari mondi, eccetera, eccetera. Per questo, ragazzi, vi invito come sempre a lasciare un bel polliciazzo in su per questo primo episodio, e se dovessimo raggiungere e superare gli 80 like, mi farete capire che magari siete interessati a guardare un secondo episodio. Per cui, ragazzi, se questo video vi dovesse piacere, lasciate un bel pollice in su e magari anche un commentino qua sotto, ragazzi. Io ho visto davvero poco e niente di questo gioco, per fortuna, perché ovviamente non ho voluto spoilerarmi assolutamente nulla, quindi quest'oggi andremo a fare la parte introduttiva, quello che dovrebbe essere appunto il tutorial, e vediamo un attimino di cosa si tratta. Quindi andiamo ad iniziare una nuova partita. Già da questa schermata, ragazzi, vediamo cose bellissime, perché ci saranno i personaggi dei nostri film animati preferiti. Cioè, deve essere assolutamente una bomba. Io sto cominciando a implodere già da adesso. Quindi possiamo crearci il nostro avatar. Pure questo, assolutamente implosione. Tra questi predefiniti, direi che quello che mi sconfinfera di più è questo qua. Quindi, questa cosa ricorda davvero molto dei Sims, ragazzi. Come possiamo vedere, ce l'ha data la possibilità di personalizzare ogni minimo dettaglio. Mi faccio gli occhi verdi, come avrei voluto davvero avere questi. Mi lascerò questi, mi piacciono troppo queste ciglia super fluenti. Possiamo addirittura scegliere il colore del nostro ombretto. Oh my god. Sceglierò come ombra più esterna, ragazzi, questo verde similacqua, veramente bellissimo. E come ombra più interna, direi appunto di tenerci questo fucsia. Dai, questo fucsia mi piace. Devo scegliere anche, oh mio dio, anche il tipo di ombreggiatura dell'ombretto. Cioè, ragazzi, non so se ci rendiamo conto anche. Così. Per quanto riguarda sopracciglia, possiamo sceglierne il colore. Io penso che me farò i capelli. Me li farò neri, dai, me li farò neri. La trasparenza. Ah, oh mio Dio. Oh, queste mi piacciono, ragazzi. Sono fini, non danno un'espressione troppo stronza. Per quanto riguarda il naso, mia cara. Oh, il mio naso è più o meno così, ragazzi. Per cui penso che le lascerò il naso così. Lascerò la bocca così, dai. Mi piace con questo sorrisetto un po' aperto. E possiamo scegliere ovviamente anche il colore. Del rossetto. Oh mio Dio, ragazzi. Allora, va bene, questo così. Rossa, così, mi piace. Trasparenza. Oh, direi che mi terrò questa qua, ragazzi. La faccia così, un pochettino più scavata qui sotto agli zigomi. Io direi che lascio tutto così, ragazzi.
passiamo ai capelli. Ai capelli, guardate quanti stili di capelli ci mettono a disposizione. Oh, veramente, ragazzi, sono allibita per quanto sia tutto assolutamente bellissimo. Vanno più che bene. Per quanto riguarda il colore, avevo detto di volerglieli fare neri, per cui direi che resterò sul nero con questa, oddio, queste punte arancioni. Adoro. Direi che siamo pronti. Come ti chiami deve essere più lungo di due lettere, come si dovrebbe chiamare uno. P. Ovviamente scriverò giocherina e siamo pronti. Whee! La nostra storia inizia dalla fine, quando decidi che è ora di lasciarti la città alle spalle. Hai voglia di una pausa dalle responsabilità della vita e raggiungi un luogo familiare. Oh, quella potrei essere benissimo io con le scarpine. Un sentiero nei paraggi ti porta in un luogo in cui, durante l'infanzia, credevi che la vita fosse semplice e che, con un tocco di fantasia, tutti i tuoi sogni si sarebbero avverati. Dopo aver trovato il posto perfetto per riposarti, inizi a ricordare questi sogni perduti da tempo. E poi ti addormenti. Mm-hmm. Che meraviglia. In ogni caso saranno personalizzabili anche i vestiti, si potranno mettere degli accessori ulteriori. Quindi comunque dobbiamo capire da principio che è tutto un sogno, ovviamente. Il mago Merlino! Oh shit! Oddio. Da bravo vecchio si addormenta seduto sulla panchina. Oddio, che spettacolo. Opla, eccomi qua! Ciao Merlino! Cosa vedo? I miei occhiali sono forse stregati o sei proprio reale? Ah, abbiamo anche la possibilità di scegliere le risposte. Dio, che spettacolo! Certo che sono reale, stupido vecchio! Beh, non si può essere mai troppo sicuri da queste parti. Temo che dovrei scusarmi, non vedevo nessuno da secoli, addirittura. Benvenuta nella Dreamlight Valley, mia cara. La Dreamlight Valley, questo posto è terribilmente misterioso. Sento che potrei esplorare questo posto all'infinito senza scoprirne tutti i segreti. Sì, la valle è piena di misteri. C'è stato un tempo, però, in cui era piena anche di magia e meraviglia. Oh, ma non mi sono ancora presentato. Ti chiederei senz'altro chi io sia. Come potrei non sapere chi sei? Sei un vecchietto molto strano. Questo farebbe ridere. Bah, sei Merlino. Strano, mi sembra quasi di conoscerti. Sei un mago grande e potente, giusto? Beh, sì. Il mago più potente del mondo. Ah, 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 ah. Cala, cala, Merlino. Non un mago qualsiasi. Sono un indovino. Un pronosticatore. Ho il potere di vedere nel futuro. Sono anche piuttosto versato nell'alchimia e nella prestidigitazione. Ora che questo è stato chiarito, c'è il piccolo dettaglio di chi sia tu. Io sono giocherina. Giocherina, Beh, l'unico modo per raggiungere la Dreamlight Valley è passare attraverso i sogni. Quindi anche tu devi possedere una grande magia, altrimenti come potresti essere qui? Non so come effettivamente io sia arrivata fin qui. Ho solo chiuso gli occhi, mi sono addormentata e all'improvviso mi sono ritrovata qui. La magia non c'entra nulla. Al contrario, la magia c'entra moltissimo. Mazza come si spiccia. In effetti sono quasi certo che tu sia la persona che stavamo aspettando. Tu salverai la Dreamlight Valley. Salvarla? Da cosa? Una domanda sensata, dopo tutto. Un problema non può essere risolto se non lo si comprende. Se dobbiamo riportare la valle al suo splendore, un luogo pieno di magia, meraviglia e amicizia, dobbiamo fermare l'oblio una volta per tutte. Dobbiamo
dobbiamo. Io mi dispiace, non riesco a ricordare di cosa stessimo parlando. È andato, ragazzi, è andato il vecchio. L'oblio? Ah, sì, l'oblio. Dovrei scusarmi, ma ora puoi capire da dove prende il nome. Bene, ascolta con attenzione e ti racconterò la storia prima di dimenticarla di nuovo. Ok. Era un luogo gioioso pieno di abitanti felici. Che bello! La vita prosperava grazie alla magia di chi regnava sulla valle. C'è Wally! Finché un giorno sparì senza lasciare traccia e giunse l'oblio. I nostri ricordi hanno iniziato a sbiadire. La Dreamlight va là. Abbiamo fatto il nostro meglio per salvaguardare i ricordi della vita che fu. Un disastro praticamente. E visto che posso vedere nel futuro, sapevo che un giorno qualcuno sarebbe arrivato per aiutare a restaurare la valle. Qua parla di sovrana scomparsa. Che ne sappiamo noi di chi sia? Beh, tutta la magia, la meraviglia e l'amicizia in questa valle provenivano dalla nostra sovrana. Vegliava sul villaggio e ci teneva al sicuro dalla magia oscura. Un giorno però è iniziato a comportarsi in modo diverso, anche se ora lo ricordo a malapena. Poi la nostra sovrana è semplicemente scomparsa. Sono passati anni, credo. Ho perso traccia del tempo trascorso a causa dell'oblio. La vostra sovrana ha preso e se n'è andata? Forse è l'oblio che ha fatto andare via la vostra sovrana? Sembra logico, sì, l'oblio deve essere collegato alla nostra sovrana in qualche modo. Se solo riuscissi a ricordare quale... Sull'oblio, vediamo se ha qualche origine particolare, dimmi di più. Sì, vediamo. Beh, quando la nostra sovrana se n'è andata, il cielo si è oscurato. Poi quelle orribili spine della notte hanno infestato il villaggio, diffondendosi ovunque come un brutto pensiero. Più spine della notte apparivano, più i nostri ricordi si annebbiavano. Accipicchia! A volte non riesco a ricordare i volti di tutti gli amici che ho perso, i nomi di tutti gli incantesimi che ho dimenticato. Forse... se ci sbarazziamo delle spine della notte, magari la magia della valle sarà più forte che mai. Sbarazzarsi delle spine della notte è un'idea interessante. Sono pronta ad aiutare a restaurare la valle. Beh, c'è un solo modo per essere assolutamente certi che tu sia la persona destinata a salvare la Dreamlight Valley dall'oblio. Sarà una piccola prova della tua magia. Vedi, dall'arrivo dell'oblio sono rimasto perplesso riguardo a una casa bloccata dalle spine della notte. Vieni, indagheremo insieme. Vengo via con te ora, c'è molto da fare, molto da fare. Sì, Merlino, sì, dammi un attimo, perché devo un attimo imparare come mi devo muovere, anche se è abbastanza chiaro. Quindi allora, ragazzi, ci si può spostare, come vi ho detto, comunque col pad. Io in questo caso sto usando mouse e tastiera, quindi tasti WASD o frecce direzionali e guardarsi intorno usando il mouse. Si può usare il tasto sinistro del mouse o il pulsante E per interagire con l'ambiente circostante. Perfetto, quindi con la intro probabilmente adesso ci farà un attimo vedere come fare tutto. Quindi è successo qualcosa di strano, quindi una piccola storia ovviamente c'è, diciamo così. Quindi l'obiettivo è quello di sbarazzarsi dell'oblio per restaurare la magia nella valle. Quindi allora con ESC si apre la mappa, possiamo vedere che ci sono anche Topolino e Zio Paperone che ci aspettano da qualche parte. Qui ci indica le missioni, la collezione, ragazzi, appunto, di, vedete, ricordi, personaggi da conoscere, e non saranno ovviamente neanche tutti, perché a quanto ho capito ci saranno davvero molti mondi disponibili, creature, pesci, rifornimenti, ingredienti, pietanze, tutte cose che piano piano, ragazzi, scopriremo. Per cui prova ad entrare nella casa. Proviamo a vedere. Beh, cosa succede. Sei un po' in ritardo. Ho consultato i miei appunti e ho scoperto che le spine della notte hanno iniziato a infestare la Dreamlight Valley poco dopo che la nostra sovrana è scomparsa. Nessuno può rimuovere quelle orribili cose, nemmeno io. Solo chi saprà controllare la magia della Dreamlight Valley potrà riuscirci. Sono sicuro che quel qualcuno sei tu, giocherina. Oh, grazie Merlino, mi lusinghi. Anche se, cioè, raga, effettivamente sono solo una persona normale, cioè così improvvisamente dire cioè tutta sta magia incredibile. Può darsi, ma ho visto persone apparentemente normali fare cose straordinarie. Ora concentrati sulle spine della notte. Sì, bleh, tutto sporco. C'era il tipo, Dio, che zozzura. Sì, facciamolo, dai. Ehi, sento già la magia dentro di te. Minchia come se la balla, oh. Concentrati su questo e pronuncia la formula magica.
Igitus figitus abracazze! P-p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 -
Sì! Ce l'abbiamo fatta! Ce l'hai fatta, bravissima! Giocherina, questo dimostra che tu puoi controllare la magia della Dreamlight. Bene, allora non c'è tempo da perdere. Entriamo e vediamo in che stato è questa casa. Andiamo, ce ne entriamo. Minchia, ci stanno le spine pure qua dentro. Che porcheria. Oh cielo, le spine della notte sono arrivate anche dentro la casa. Che strano. Tutto a un tratto non ricordo più perché siamo entrati qui. Merlino, sei sicuro che non sia la demenza? E questa casa deve essere importante in qualche modo. Se avevi bisogno di entrarci. Lo percepisco anch'io. Se solo potessi ricordare perché. Ah, sono quelle fastidiose spine della notte. Essere vicina a così tante di esse mi annebbia la mente. Devi rimuoverle prima che consumino altri ricordi. Focalizzati di nuovo sulla tua magia, giocherina. Ok, eliminare all'interno della casa. È passato molto tempo da quando l'ultimo visitatore è stato nella Dreamlight Valley. Ok, benissimo, rimuoviamo. Non volevo distruggere il coso, però. Whee! Guarda come se la bosseggia Merlino qua dentro. Sì, però stai calmo. Togliamo pure sti residui inutili. E voilà, ecco fatto Merlin. Esamina la sfera lucente usando E. Che sfera lucente? Quella che sta sotto il culo di Merlino? Ok. Non è che hai scorreggiato Merlino, no? Io chiedo. Oddio, c'è Topolino! Che bello! Ok, il primo ricordo, ragazzi. L'abbiamo sbloccato. Santo cielo, la sfera lucente che hai estratto dalla spina della notte è un ricordo. È come se la nebbia si fosse sollevata e ora posso ricordare una cosa molto importante. Io e Topolino eravamo al castello dei sogni e abbiamo lasciato lì qualcosa, qualcosa di importante. Andiamo a cercarlo? Questo è lo spirito giusto. Certo, non ricordo cosa fosse, ma un momento, sto ricordando qualcos'altro. Quando la nostra sovrana se n'è andata, sono andati persi alcuni attrezzi reali sparsi in tutta la valle. Dobbiamo ritrovarli in fretta. Sono ricchi di una magia antica e potente. Degli attrezzi reali. Se li trovassi, forse potrei aiutare la valle. In effetti, hai un cuore puro, giocherina. Solo aiutandoci l'un l'altro usciremo fuori da questo terribile caos. Per prima cosa dobbiamo recuperare la piccozza. Quando giunse l'oblio e la nostra sovrana se ne andò, troveremo la piccozza conficcata in una roccia ma ridotta nella piazza. Ripensandoci, è stato più o meno quando il cielo si è oscurato e le spine della notte hanno invaso la piazza. Anche se è tutto un po' confuso, temo. Nessuno è riuscito a estrarre la piccozza dalla roccia. Ma nessuno era te, giocherina. Dopotutto non sarebbe la prima volta che qualcuno estrae qualcosa da una roccia e diviene l'eroe di una leggenda, di chissà quale storia. Estrarre la piccozza dalla roccia nella piazza. Ho capito. C'è altro? Devi trovare anche gli altri tre attrezzi reali. La pala, l'annaffiatoio e la canna da pesca. Ti serviranno per ciò che servirà. Sempre che tu resti con noi, stia con noi, stia qui con noi. Ma certo, magnifico. Dunque questa sarà la tua casa. Ti servirà un posto sicuro nella valle dove mangiare, dormire e mantenere alto il tuo livello di energia. Ma e questa è un po' mal ridotta, no? Ah, ma non è stata sempre così. In effetti credo di ricordare che la sovrana della Dreamlight Valley avesse una casa come questa un tempo. Forse tu gioverai alla valle tanto quanto ha fatto la nostra sovrana. Anzi, eccoti qualcosa per cominciare. Se mai dovesse servirti dell'energia extra, lì dentro c'è qualcosa che può darti la carica. Whee! Un bel baulozzo! Bene, io sarò al castello dei sogni. Mi troverai lì quando sei pronta. E vai! Grazie Merlin! Allora, accedi al menu missioni premendo L o dal menu principale. Puoi seguire una missione anche con T. Ok. Perfetto. Quindi prima... piccola missione completata. Quindi la missione che abbiamo iniziato adesso è quella di appunto cercare questi attrezzi reali e questa del castello dei sogni, ovviamente, che seguirà. Per ora abbiamo visto poco e niente, ragazzi, ma devo dire che la cosa mi entusiasma non poco. Quindi allora, questo baule immaginavo che avremmo potuto utilizzarlo. E c'è della roba già dentro. Il carbone, un sacco di abiti.
Scusa, ma possiamo aprirlo in qualche modo? Ah, allora, con Shift, ragazzi, apriamo il nostro piccolo menu, vedete, per utilizzare i vari attrezzi. Perché lì c'è pure l'icona di uno zaino, ma non c'è dato saperlo. Ah, ok, Y con l'inventario, per l'inventario, perfetto. Whee, apriamo sto sacco. Oh, ok, abbiamo trovato uno zaino rosso, ragazzi. E qui, invece, che cosa troviamo di bello? Una polo nera, perfetto, semplice e efficace, si può anche provare, ovviamente non la proverò adesso. E questo baule, apriamolo, vediamo un po' che cosa ci ha regalato di bello quel vecchiaccio di Merlino. Via, una sedia, 5 mele, 3 biscotti, grande, grazie Merlin. Ah, qua abbiamo anche il guardaroba, ragazzi, oddio che spettacolo. Che cosa bella, ci saranno anche i completi. No, e attenzione perché qui subentra, ragazzi, un pochettino l'aspetto dei Sims della situazione. Possiamo anche cambiare l'aspetto perché questa sarà la nostra piccola casa. Io direi tappezzeria semplice, bianco, no, troppo bianco, non mi piace. Ecco, questo colore qua, bellissimo. Pavimento in legno, assolutamente, direi. Poi avremo tutti gli accessori anche per abbellire la casa, ragazzi. Cioè, che meraviglia. Va bene, allora, per adesso, ragazzi, lasciamo le cose così. Abbiamo la possibilità anche di cambiare la stazione radio. E tra l'altro, un'altra cosa molto bella e interessante, ragazzi, che dal menu è possibile mettere la tipo streaming friendly mode, una roba del genere, nel senso che sostituisce tutte le musiche, le canzoni coperte da copyright con altre musiche, così da non dare problemi appunto di copyright. Quindi pure questa cosa secondo me è veramente figa, cioè super utile comunque appunto per chi vuole streamare o comunque per chi vuole fare dei video. Quindi ovviamente sarà nostra preoccupazione, il nostro compito anche togliere tutta sta merdaccia da qua in giro. E questo scoiattolino così cheapy cosa cerca? Ciao amore, gli posso dare un biscotto? Gli posso... No, solo uno! E non mi ringrazi nemmeno. Te ne vai così, ti giri e te ne vai. Va bene, mo torna lui, mo torna. Sei nero come la cipi. Sti materiali sicuramente ci serviranno a qualcosa. Io direi di ripulire un pochettino il nostro giardino, perché la situazione è abbastanza precaria. Qua dietro c'è un baule. Vieni, buoni, buoni. Apriamo un po'. Perché vola di là il coso? No, non posso rimuoverlo questo. È il mio sacchetto. Possiamo raccogliere pure i frutti del nostro albero. Ma adoro tutto già, ragazzi. Oh, questi dovrebbero essere tipo semi di carota. Sì, sono semi. A che ci servono? Per via sta roba. Ah, possiamo raccogliere la legna. Attenzione. Nuova ricetta sbloccata. Attenzione, ci possiamo creare anche i nostri oggetti. Come per esempio appunto si può fare in Animal Crossing. No, mo tu sparisci, per favore, piccolo ingrato. Che ti ho dato pure i biscotti e non mi hai fatto neanche un versetto cipi. Proprio niente. Ok, non capisco perché la roba debba volare via, ma fa niente. Comunque ce n'è di sta merdaccia in giro, eh. Cos'è questo? Abbiamo trovato uno dei nostri strumenti. Yeah, sbloccato l'annaffiatoio. Che carino, c'è stato Polino sopra. Oddio. Allora, apri il menu degli strumenti con tab. Puoi accedere all'annaffiatoio utilizzando due. Innaffia raccolti e fiori con spazio. Quindi devo cercare di ricordarmi pure i tasti per farli funzionare sti cosi. Perché se no, appunto, poi potrebbe essere un problema. Oddio, che cosa bella. Senza energia, dovrai rinunciare a molte attività. Mangiare o restare nella tua casa ti farà recuperare energia. Un pasto salutare è il miglior modo per recuperare. Come faccio a sapere se è stanca oppure no? Mangiare il cibo. Ah, ok, quella è l'icona della stanchezza. Ok, mangiamo una mela. Pianta seme, possiamo piantare la carota? Così a caso, va benissimo. Ok, pure i fiori si possono raccogliere. Attualmente, ragazzi, la stanchezza si sta a far sentire, per cui una delle soluzioni potrebbe appunto essere restare a casa. Controlliamo la posta un attimino, visto che ci sto. Oh, ok, ragazzi, qua, grazie di aver acquistato il pacchetto del fondatore di base. Vabbè, questo viene dato automaticamente quando appunto è gratis col pass, per cui io lo riscuoto. Ci sono oggetti pure per la casa, ma ce li metto subito. Allora, tappeto simpatico. Io direi che è troppo bello. Ovviamente c'è Topolino sopra, ce lo mettiamo. Ci mettiamo assolutamente questa. Oddio, che bella. No, la musica di Ratatouille. No, vabbè. Oddio.
ragazzi, mi posso commuovere tantissimo. Ok, tavolo, divano angolare, già ha un altro aspetto questa casa. Ok, allora abbiamo recuperato la nostra energia, gli attrezzi, per cui ci dice anche dove sono: la canna da pesca nel prato, la pala nella piazza e la piccozza nella piazza reale, a quanto pare. Quindi, ah, intanto comunque ragazzi, all'inizio sarà una bella sfacchinata a ripulire il posto da tutte queste spine malefiche. Qua c'è una casa, proviamo ad entrare, vediamo se c'è qualcuno. Ok, ok. Bello, sono felice di vederti. Che implodo, implodo. Giocherina, acci picchia, sono proprio felice di vederti. Topolino, anch'io sono una tua grande ammiratrice. Se solo sapessi, Topolino, in casa c'ho tutto. Beh, io sono una tua grande ammiratrice, in effetti. Ci hanno scritto Topolino. Beh, io sono una tua grande ammiratrice, in effetti. Ti ho visto parlare con Merlino e sono venuto a cercare qualcosa per te. Non riesco a ricordare cosa, però. Può essere per via di queste spine della notte. È l'oblio. Accidenti, quelle spine della notte sono terribili. Ho provato di tutto, ma niente funziona. Ci vediamo presto. Topolino, Topolino. Allora, ovviamente ci saranno tipo le missioni forse principali, chiamiamole così, e le missioni un po' secondarie. Per cui io direi che, visto che siamo qua, ovviamente, oddio, gli accessori di questa casa, ripuliamo la casa di Topolino dalle spine. L'ho fatto a Merlino il favore, non lo faccio a Topolino. Ma di che stiamo a parlare? Su. Allora, esamina il ricordo usando E. Ehi, Topolins! Io penso, ragazzi, che questo gioco sia la realizzazione di un sogno per tutti gli amanti della Disney come me. Gioco dell'anno, gioco degli ultimi 10 anni, gioco del secolo, gioco della vita. Allora, intanto ti apro il baule, se non ti dispiace, Topolino, grazie. Vediamo un po' cosa abbiamo di bello. Poi lo apro, ripuliamo pure da ste spine. Oddio, il costume da... No vabbè, io me ne vado. Cioè, anzi, no, io non me ne vado. Io resto qui per sempre. Controlla, cosa ho raccolto? Pure il libro? Cosa dice sto libro? Cioè, per imparare le ricette. Oh mio Dio! Guardate quante ricette ci stanno! No, regà. Cioè, ma non so... Oddio, la torta di Aurora! No, regà. Io non so se ci stiamo rendendo conto dell'epicità di questo benedettissimo gioco. Non lo so se ci stiamo rendendo... Non mi metterò di certo a cucinare adesso col grano, una mela e 3 biscotti cacati. Allora, Topolino. Ciao. Perbacco, ora ricordo, la Dreamlight Valley era piena di amici, come il mio amico Remy. Era sempre impegnato a provare nuove ricette e io ero sempre felice di assaggiarle. Ricordo anche che quando Remy è dovuto andare via, mi ha lasciato tutte le sue ricette da tenere al sicuro per lui. Perché se n'è andato? Perché sono arrivate le spine della notte e tutti hanno iniziato a dimenticare. Ho seppellito tutte le sue ricette nella valle per proteggerle. Perché? Beh, mi è sembrata l'idea migliore allora. Pare che mi ha sentito. Ehi, ho un'idea! Le ricette di Remy potrebbero aiutarti a cucinare dei pasti per mantenere alta l'energia mentre aiuti a salvare la valle. C'è una ricetta che possiamo realizzare subito. Il ricordo che hai trovato dovrebbe darci un indizio su dove trovare la ricetta. Grazie, amico. Ok, accedi al menu collezione con O dal menu principale. Seleziona un oggetto per scoprire maggiori informazioni a riguardo. Ah, ti dice anche dove trovarli, gli ingredienti e ste cose. Che spettacolo. Ah, vediamo il ricordo. Ma a parte che qui c'è la pala, ragazzi, che è probabilmente quella che ci serve attualmente. Va bene, ciao Topolino, è stato troppo un piacere. Adoro. Ah! Perché sei fuori anche tu? Ah, perché giustamente stiamo facendo la sua missione. Allora, dove sarà mai il posto? Qua per ora è tutto bloccato dalle pietre, ragazzi. Quindi, non so se può essere... Eccolo! Chez Remy, da Remy. Eccolo qua. Trovato! Topolino ha nascosto una ricetta speciale da qualche parte vicino al ristorante di Remy. Esplora zona per trovare la ricetta. Bisogna seguire la ricetta, tanto per citare. E vai, ragazzi, abbiamo sbloccato anche la pala. Toppe.
Scava più in profondità la pala. Puoi accedere con 3 scavabuchi nel terreno e rimuovi gli ostacoli utilizzando spazio. Rimuovi gli ostacoli in che senso? Ah, qua ci indica dove possiamo praticamente scavare. Che top! Questo ovviamente ci fa usare energia. Ovviamente. Scavare buche come se non ci fosse un domani, ma fa niente. Ah, possiamo scavarle anche dove non ci è indicato. Però forse in questo caso è importante. Sì, 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 lo mangio subito. Guarda, mi mangio una mela e mi mangio un biscotto. Allora, eccolo ragazzi, era giusto qua. No, 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 fermo, devi raccogliere. Oh, intanto dovrei stare a togliere sta merda da in mezzo, perché mi sta a creare solo disagio. E raccogliamo il libro, finalmente. Hai trovato la ricetta. Usa la ricetta della Macedonia nel tuo zaino. Perché dovrei preparare una Macedonia proprio qui? Ecco la ricetta della Macedonia. Ci picchia, ora che ci sei tu, so che le cose miglioreranno. Grazie Topolino, parla con lui. No, non voglio piantare i semi. Dove cazzo vai, Top? Ci picchia, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo trovato la pala e la ricetta per fare... per fare... la Macedonia? Oh, Tutti questi sforzi per una Macedonia. È una specie di Macedonia magica o qualcosa del genere? Beh, tutte le ricette di Remy sono magiche per il palato, anche le più semplici. Inoltre scommetto che se continui a cercare troverai delle ricette un po' più entusiasmanti. So che Remy ti affiderebbe le sue ricette e credo proprio che ti piacerà prepararle. Se trovo altre ricette di Remy forse potrò aprire un... no, mantenere alto il mio livello di energia. Ottima idea, un buon pasto può aiutare molto quando corri dappertutto per sistemare la valle. Ora, prima di iniziare a raccogliere altre ricette, devi innanzitutto preparare questa. Per prima cosa bisogna trovare gli ingredienti. Vado a vedere cosa ho nel mio giardino. Raggiungimi lì quando vorrai preparare la macedonia di frutta. È così tanto che non assaggio una delle ricette di Remy, non vedo l'ora di provarla. Oh, eccoti una salopetta da indossare per l'attività che ti aspetta, il giardinaggio. Grazie. Caspiterina. Bellissima. Ok, vestiti al meglio, selezionare gli abiti per personalizzare l'aspetto del tuo avatar. Aumenti i livelli di amicizia dei tuoi vicini, visita il negozio di Paperone per sbloccare nuovi oggetti. Ok, quindi Paperone avrà, ragazzi, un negozio dove forse poter anche acquistare la roba. Perfetto, abbiamo appena iniziato un'altra missione. Io direi che per questo video siamo fuori tempo massimo, diciamo così. Anche questi video qua ovviamente non vorrei durassero troppissimo per non renderli troppo pesanti. Quindi abbiamo visto pochissimo le potenzialità del suo gameplay, delle sue meccaniche. E ovviamente a me interesserebbe tanto vedere il resto. Quindi ragazzi, se ci saranno prossimi episodi o meno dipende da voi e da quanto appunto vi potrebbe interessare vedere altri episodi su questo gioco. Per cui ragazzi, se volete un secondo episodio su Disney Dreamlight Valley, vediamo di riuscire a raggiungere e superare gli 80 like. E ovviamente ragazzi, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Io sono gasatissima, esaltatissima, penso che ora, vabbè, se sia capito. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. E un budoccio a tutti ragazzi da Giocherina. Ciao!